Oggi vi presento il libro L'epopea di Gilgamesh, a cura di N. K. Sanders, edito da Adelphi. Con Gilgamesh, almeno 1500 anni prima di Omero, si manifesta la figura dell'eroe della letteratura, una volta per sempre. Campeggiante fra cielo e terra, confitto in una macchina cosmica che appunto in Mesopotamia venne perfezionata, è il primo personaggio, la prima voce di singolo che ci parla. Per due terzi divino, per un terzo umano, Gilgamesh, re di Uruk, vuole ciò che vorranno tutti gli eroi, vincere il mostro. Ma l'eroe evoca naturalmente un doppio, un rivale che diventerà il suo compagno per eccellenza. E allora appare Enkidu, l'uomo che lascia la vita selvaggia per seguire l'eroe e trovare la morte. I mostri che i due amici avevano ucciso insieme non erano dunque i soli, né i più forti. Dietro di essi si propone un'altra sfida, la morte. Così Gilgamesh affronta ormai solo l'impresa di là da ogni impresa, la conquista dell'immortalità. Tutti gli episodi di questa epopea, i viaggi, gli scontri, le seduzioni, gli inni, i lamenti, rimangono come modello per ogni letteratura. Ogni volta che qualcosa di simile ci viene raccontato, sentiamo dall'oscurità la voce della storia di Gilgamesh, il re che conosceva i paesi del mondo. E ricordiamo, egli era saggio, vide misteri e conobbe cose segrete. Un racconto ci portò dei giorni prima del diluvio, fece un lungo viaggio, fu esausto, consunto dalla fatica. Quando ritornò, su una pietra, l'intera storia incise. Questo libro è L'epopea di Gilgamesh, di Adelphi.